Benvenuti cari criptoaffezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Oggi andremo a vedere un progetto molto atteso, come tutti gli altri, bene o male, molto attesi, ma qua si parla di un progetto che sta elaborando e sta testando dal 2017 ad oggi, come poi vedremo anche all'interno della sua roadmap. Quindi, bando alle ciance, veniamo subito a noi e vediamo come poter essere eleggibili in questo nuovo airdrop. Oggi tratteremo di Shardeon. Faccio una piccola intro per spiegarvi un po' anche perché fare questo airdrop, perché è stato confermato e adesso lo vediamo subito. Ovviamente mirano a una decentralizzazione, come c'è scritto qua per tutti. Sarà un layer one, blockchain proprietaria con velocità di transazioni. Abbiamo capito che ormai molto probabilmente il prossimo wave, il prossimo trend sarà proprio andare a rendere il tutto molto più veloce, molto più scalabile, con anche una sicurezza in più. Poi ovviamente bisognerà vedere come si comporteranno, però Shardeum dà questa possibilità. Quello che possiamo vedere per quanto riguarda appunto l'airdrop confermato da parte di Shardeum, come c'è scritto nella Shardeum Tokenomics del token SHM, hanno una supply massima di 508 milioni, poi le altre parti sono dedicate direttamente al nodi mining sui nodi. La vendita, il team, la foundation e il 5% all'ecosistema barra airdrops, quindi dedicati 25 milioni di Shardeum. Qua sotto, poi alla fine, vediamo anche la roadmap. Il progetto è praticamente partito dal 2017, quindi stanno testando. Queste sono le TPS per ogni poi allocazione. Tra tutti i nodi, qua stanno appunto sviluppando come stiamo vedendo. Il Q2 hanno fatto l'AlphaNet, il Q3 hanno fatto l'AlphaNet 2.0, che è quello che poi andremo ad aggiungere anche su MetaMask. E poi c'è ora questa situazione, è la BetaNet Launch, quindi quello dove si sta effettivamente provando la validità e la velocità appunto del loro ecosistema. Quindi si sta testando un pochettino un po' tutto. In questo momento, però, sono ancora in una fase di implementazione e di miglioramento, ovviamente, per il test. Quindi un po' come per Sui, non sempre tutti i progetti al di sopra funzionano, perché ogni volta vengono magari resettati per aggiungere cose nuove. Quindi se non funzionano o se non dovessero funzionare, come magari vediamo anche dopo, non vi preoccupate, è normale e quindi dovremmo semplicemente ritornarci sopra e riprovarlo. Poi hanno nel Q1 2023 la Mainnet Launch, quindi generazione del token, quindi lancio e la public sale un po' per tutti. Passiamo subito a come poter ottenere l'eleggibilità all'airdrop e cominciamo prima a vedere come poter aggiungere la Shardeum Network. Possiamo utilizzare tranquillamente il nostro wallet di MetaMask. Abbiamo infatti qua Add in Shardeum Network. Noi abbiamo, prima era 1.5, adesso è 1.6. Quindi quello che dobbiamo fare è aggiungere la Liberty 1.6 e la Liberty 2.0. Quello che utilizzeremo principalmente sarà la Liberty 1.6, la 2.0 al momento non è ancora utilizzabile, o perlomeno non su tutti i progetti funzionanti in questo momento. Implementeranno più avanti. Aggiungetele tutte e due per sicurezza. Intanto noi utilizzeremo la 1.6. Successivamente, una volta aggiunto questo, quindi come potete vedere, io ce l'avevo 1.5, non ho aggiornato il nome, ma è 1.6. Dobbiamo andare in Faucet e fare il claim 100 Liberty SHM, che possiamo fare sia su Liberty 1.6 che Liberty 2.0. In questo caso, semplicemente vi rimanda o a una pagina nella quale noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a prendere il nostro wallet, inserirlo. Ah no, perdono, qua mi stavo confondendo. Qua dovete fare il tweet, ok? Quindi richiedere, copiare il tweet, andarlo a mettere su Twitter. In questo caso si sta aprendo tweet. Vediamo un po' se me lo dà già. Entro quando voi lo scrivete dovete mettere il vostro address e io ho sbagliato, ok? Comunque, vabbè, lo rifacciamo così almeno lo vediamo in live. Tweet now. Bene, qua noi dobbiamo mettere il nostro address, che non mi prende in questo caso. Sono sempre complicate queste cose che ti mandano un po' scemo. Una volta messo qua, ok, possiamo fare il tweet e mandiamo il nostro tweet. Quindi prendo il link, vado a metterlo qua, incolla, faccio vedere che non sono un robot. Request SHM. Ok, 100 SHM arriveranno. Altra maniera per poter prendere il nostro airdrop, copiamo sempre il nostro wallet, andiamo nel loro Discord. Dobbiamo andare, scendere nella sezione Liberty, andiamo su Faucet 1.6, facciamo slash Faucet address, incolliamo qua dentro l'address, facciamo
facciamo invio. Io l'ho già richiesto prima, quindi non posso fare questa richiesta, devo aspettare 12 ore. Quindi, finito le 12 ore, posso fare la richiesta e riprendere direttamente qua. Stessa cosa su 2.0, ok? Identica cosa. Bene, una volta fatto questo, possiamo cominciare. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su dexpat.io. Questi sono sempre tutti i link che vi metto sempre sotto in descrizione. Dobbiamo connettere il nostro wallet. Quindi connettiamo. Noi in questo caso dobbiamo andare a comprare i DXP, quindi facciamo buy DXP. In questo caso diciamo che sappiamo che corriamo rischi, quindi utilizzate sempre wallet dedicati agli airdrop e non andate a utilizzare altre cose. Qua ci legge Shardeon Liberty 121 SHM. Qua sotto prendiamo qualche Photon. In questo caso gli dedichiamo 10 Photon. Facciamo lo swap, paghiamo le fees che ci richiede. Add to MetaMask, aggiungiamo la MetaMask così almeno. Ok, in questo caso dobbiamo aspettare che vada a buon fine. È andato a buon fine. Cosa dobbiamo fare successivamente? Sempre in trade, dobbiamo andare su riserva che sarebbero pool in realtà. Io ce n'ho già uno. Facciamo add liquidity, aggiungiamo Photon, supply. Magari a voi per la prima volta viene fuori che dovete approvare approve liquidity e poi supply, quindi andate a confermare, pagate sempre le vostre tasse e siamo a posto. Ok, questo è fatto. Potete andare a vedere sul Shardeum scan come sta andando a finire la transazione. È comunque già andata a buon fine, intanto qua è un po' lento a caricare, comunque potete andarlo sempre a rivedere tranquillamente. Avete la vostra liquidità fatta e finita e siete quindi completamente a posto. Una volta fatto questo, con Photon siete a posto, dobbiamo passare a Swapped. Swapped ha un problema perché è quello che salta prima di tutti, nel senso che non si connette mai o da balance a zero. Infatti, se voi andate qua, non vi dà proprio, continua a caricare e non si aggiorna in automatico. La cosa che dovete fare semplicemente è sempre prendere un tot di Shardeum, swapparli nel loro token, il SVPD. Una volta fatto questo, dovete andare in pool, aggiungere pool, quindi qua fate un max di swapped, vi prenderà un tot di SHM, vi suggerisco di usarne 5 massimo di SHM, approvate, pagate le tasse e avete di nuovo un'altra liquidità fatta. Quindi stesso passaggio di Photon, niente di diverso. Altra cosa, dobbiamo andare su dex.shardeumswap.finance, vi metto sempre il link ovviamente in descrizione. Se lo guardate bene, ovviamente è preso da PancakeSwap. Non è molto, molto diverso, un po' come QuickSwap in verità su Polygon, quindi stessa cosa. Dovete andare su Trade, quindi questa pagina. Ecco, oggi non siamo ancora fortunati perché non ci dà il balance. Qua non è un discorso di Shardeum Liberty 1.6 2.0, qua è proprio che non carica, non c'è da mettere liquidità, qua c'è da fare solo lo swap, quindi una volta che vi carica prendete un tot di SHM, fate lo swap come su Pancake, esattamente uguale, pagate le fees e avete completamente finito. Quindi molto molto semplice e sbrigativo. Quarto passaggio, anche questo molto importante, che lo fanno praticamente tutti i progetti per andare a testare ovviamente la rete, è il DAT SHM. Quindi andiamo a prendere un dominio sulla rete di Shardeum. Io anche questo l'avevo già fatto. Anche questo è importante comunque da fare. Vi costerà un pochettino di più, quindi poi dovrete fare un altro faucet per richiedere altri token. Qua in questo caso cercate un dominio Bitcoin Shardeum, adesso proprio a caso. Andiamo qua. Ok. Dovrete fare register, per registrarlo dovrete pagare 99 SHM per un totale poi di pagare 99 più 0,24 di fees. Quindi registrare, confirm register domain, pagate, vediamo un po', ok, referral set success, ok, qua io adesso vabbè non lo faccio perché l'ho già fatto, pagate le fees e vi ritrovate il vostro bellissimo dominio all'interno di your domains. Referral non funziona, non è una cosa che funziona al momento, funzionerà quando ci sarà la mainnet, quindi non è una cosa avviabile adesso. Proseguiamo adesso per quanto riguarda Shardeum 2.0. In questo caso cosa dovremo fare? Dovremo creare un nostro NFT, semplicissimo, come abbiamo fatto anche per Sui. In questo caso abbiamo collegato, ci siamo collegati col wallet, andiamo su Create, creiamo un singolo, drag, io prendo sempre il mio. Del mio percorso, analisi ciclica,
folder ciclica, così a casissimo, scelgo il network, in questo caso 2.0, faccio create e devo aspettare che vengano fuori ovviamente il pagamento delle fees. Ci mette un pochettino, prima di elaborarlo. Abbiamo pagato, vediamo un po' l'elaborazione. Non è stato ancora. Eccolo qua. È stato fatto il mint in corso, è stato creato, è un po' lento. Ok, è stato mintato e puoi vederlo nel tuo profilo. Ok, quindi andiamo nel nostro profilo, collection NFT, non ci viene fuori. Bene, al momento non ci viene fuori l'NFT, ci sta mettendo un po', però è stato fatto, è stato creato, è stato mintato. Quello che possiamo eventualmente fare è andare su Explore, tanto ad esempio vediamo un po' un CryptoPunks se ci esce fuori qualcosa, perché come vedete è proprio lenta. E però l'importante è che ci abbia preso le fees appunto di utilizzo per aver creato questo nostro NFT. Successivamente dobbiamo ritornare su Shardemo 1.6 e che cosa fare? Dobbiamo semplicemente creare una multitransazione su diversi address. In questo caso manderemo SHM. Noi in questo caso abbiamo 99, sempre Liberty 2.0, eh? In teoria non dovrebbe dare problemi. Qua sotto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere i wallet ai quali vogliamo mandare qualcosa come token Shardeum. Quindi in teoria noi andiamo a cercare qua in mezzo qualche, e vedete che dovete inserire il vostro address uguale attaccato sempre la quantità che volete mettere di token, ok? Questo è importante per far vedere che state lavorando sulla rete e che non siete, diciamo, qua giusto di passaggio per fare una semplice speculata. Abbiamo preso due, facciamo un terzo per sicurezza. Una volta fatto questo, confermiamo, disperse, verranno disperse appunto in questi wallet. Oggi ovviamente è tutto buggato, non voglio ricaricarlo perché sennò dovrei rifare tutto da capo. Semplicemente una volta che viene disperso, pardon, cliccate disperso, vi si aprirà il pop-up del pagamento delle fees, confermate e partiranno in automatico. Questo fatelo sia su 2.0 che 1.6, ok? Per andare a creare più partecipazione dei wallet. Una volta fatto questo, abbiamo finito e al momento è tutto quello che ci ha dato Shardeum per poter essere, diciamo, eleggibili come wallet al loro airdrop. Ultimo punto, sempre riguardante NFT, anche se non è proprio una cosa bellissima, diciamo che sul design lascia un po' a desiderare, guardandolo così non è proprio il massimo, però è in collaborazione con Shardeum per testare appunto la vendita dei vari NFT. Questo è da, ok, qua viene fuori un bug questo, quindi non vi preoccupate. Collegate il vostro wallet e andate qua a mintare il vostro NFT. Quindi fate il mint, scegliete quanti ne volete prendere, tanto in questo caso dice 5500, ma sono praticamente infiniti. Qua pagate e vi minta il vostro, anzi, vediamo un po'. Lo facciamo. Non riuscirete a vederlo perché non è aggiungibile a meno che su MetaMask dovreste farlo tramite cellulare principalmente, viene meglio. Inviato. Ok, Your Shardian Boss Baby NFT è stato mintato. Quindi siamo a posto, ce l'abbiamo. Ci ha preso anche i nostri SHM, infatti ce li ha già tolti. E abbiamo finito. Per il momento abbiamo finito. Poi ovviamente ricordatevi che abbiamo questi due in sospeso perché Swapped e Shardium Swap non funzionano al momento, non caricano. Quindi dovrete riprovare poi più avanti. Questa è l'unica pecca di questi due progetti. Poi per il resto state pure sereni, sani e salvi. Bene, abbiamo visto tutti questi passaggi da dover fare per Shardeum. Quindi ricordatevi di riprendere quei progetti che al momento non funzionano a livello di rete. Quindi teneteli d'occhio perché così almeno andrete ad aumentare ovviamente la vostra leggibilità del vostro wallet. E specialmente seguite i vari aggiornamenti che ci sono sul loro server Discord. Se anche questo airdrop vi è piaciuto, aiutatemi, sostenetemi con una bella iscrizione, un bel like, accendete la campanella perché ne arriveranno degli altri di airdrop e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa e quale airdrop eventualmente vorreste sentire ed essere riportato sul canale.